Oh Simona, ma perché da quando sono diventata vegetariana non faccio altro che gonfiarmi? Sto scoppiando, ma non sarà mica per questo mini triangolino di formaggio che mi mangio tutti i giorni, no? Alimentazione vegetariana? Sì, grazie. Ciao amici di YouTube. La dieta vegetariana si sta facendo sempre più spazio nel nostro panorama alimentare. E chi di noi almeno una volta nella vita non ha detto basta, adesso divento vegetariano, così dimagrisco e mi rimetto in forma? Il pensiero è giusto, ma come dico da oltre 25 anni come naturopata esperta di alimentazione salutista, va bene essere vegetariani, ma bisogna esserlo in modo intelligente. A questo punto volete anche voi evitare gli errori della dieta vegetariana fuori controllo e sapere invece come perdere peso e restare in salute con la dieta vegetariana? Ecco i miei tre segreti, la mia strategia risolutiva e il mio trucchetto quotidiano per voi. Primo segreto, introdurre ogni giorno dei grassi a colazione per dimagrire. Sì, parlo di grassi insaturi, quelli buoni, dati da frutta secca, semi, oli vegetali, anche margarina biologica, oppure avocado e crema di olive, per esempio, per chi ama la colazione salata, come me. Questo perché i grassi buoni mantengono attivo il metabolismo e non fanno venire quel vuoto nello stomaco a metà mattina e poi sostengono energeticamente. Secondo la naturopatia, mangiati così non fanno ingrassare, ma aiutano a dimagrire. Secondo segreto, introdurre ogni giorno cereali integrali. Ma per esempio quali sono? Per esempio pasta o riso integrale, o meglio ancora cereali in chicchi a rotazione, orzo, farro, miglio, quinoa, avena, amaranto, grano saraceno, couscous, bulgur, ce ne sono tanti. Evitare invece tutte le farine raffinate, la pasta bianca, il pane bianco, le focacce, i biscotti con farina bianca. Se si ama proprio il pane, deve essere rigorosamente integrale. Terzo segreto, introdurre ogni giorno proteine magre, ma mai derivate dai latticini. Ma come si fa? Se non mangio latticini, da dove prendo le proteine? Ci sono i legumi, la soia, il seitan, il tofu, il tempeh, gli hamburger vegetali, le polpettine vegetariane, le uova per chi le mangia, ma i latticini lasciateli da parte se volete restare in forma. A questo punto ecco la strategia risolutiva che fa funzionare il tutto al meglio. La naturopatia ha riscontrato che uno dei modi ottimali per seguire e mantenere una dieta vegetariana è questo. Attenzione, fare un pasto a base di verdure e proteine e l'altro pasto a base di cereali, verdure e proteine. In questo modo si assicura il giusto apporto di nutrienti ogni giorno e si mangia abbastanza per non avere fame e poi abbuffarsi di schifezze. E se ho fame tra un pasto e l'altro? Come snack vanno benissimo la frutta fresca, che con i suoi zuccheri naturali gratifica, e la frutta secca, che con i suoi grassi buoni e proteine sazia e nutre. Vi garantisco che funziona, come vi garantisco che sarò molto contenta se mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E condividete questo video, iscrivetevi al canale con il solito classico, consueto click e attivate le notifiche. Insomma, in questo modo, mangiando vegetariano ed evitando tutti i tipi di carne, i salumi e i latticini, sostituendoli con le proteine vegetali, evitando le farine raffinate e sostituendole con i cereali in chicchi, ed evitando i dolci industriali e sostituendoli con la frutta fresca e la frutta secca, non solo sarete certi di dimagrire, ma avrete anche più energia, una migliore digestione, una forma fisica più
tonica e potrete costruire massa magra a discapito della massa grassa, che non avrà più niente di cui nutrirsi. Ma ricordate sempre una cosa: senza movimento non c'è dimagrimento. E allora sono certa che di settimana in settimana, mentre io faccio un video dopo l'altro, voi dimagrirete con l'alimentazione vegetariana. Fatemi sapere come va nei commenti qui sotto. E comunque, come dico sempre, io non credo nelle diete. Le diete sono fatte per essere sgarrate. Quindi, se vi viene voglia di sgarrare, fatelo pure, è normale. Ma poi tornate alle vostre buone abitudini. Fate così, mettete in tavola ogni giorno qualcosa di verde, un tovagliolo, una tovaglietta, un sottobicchiere, per ricordarvi che con le buone abitudini vegetariane vi sentite meglio e vi mantenete in forma. E se vi chiedono: ma ti piace così tanto il verde? Fategli vedere questo video. E noi ci vediamo presto qui sul mio canale. Naturalmente. Ciao! Iscrivetevi al canale per dimagrire questo mini triangolino.